No, non è grazie a questo prodotto che Bosch diventa un colosso mondiale. No. Bosch infatti inizia la sua avventura con un'officina di appena 4 stanze e prima ancora fece un tirocinio, pensate, da un certo Thomas Edison. Quello della lampadina. Piccolo vecchio allora. Vecchio sì. E produttore anche. Infatti, se volete sapere come riesce a trasformare l'azienda, no? Una roba del genere. La ditta. L'officina. Infatti, se volete sapere come riesce a diventare un colosso mondiale da un'officina di appena 4 stanze a produrre i motori per bici per tutto il mondo. Ascoltate il podcast. No. Bisogna prima dire ci sono 140 anni di storia in mezzo. Cioè, ci sono guerre, brevetti, battaglie per il sociale. C'è Hitler, tutto il mondo. C'è anche lo yogurt, perché fa i formaggi anche la Bosch. Bosch fa i formaconi. Ma c'è, fa i formaconi al mezzo. Mai assaggiati. I figli però. Sicuramente saranno stati anche attenti all'ambiente in un certo modo. Bosch amava la natura, certamente. Si vede perché c'è terra. Per quello. Fando terra. Comunque. Tutta la storia di Bosch, in breve ovviamente, l'abbiamo racchiusa in un podcast che secondo noi è interessantissimo. Bello, un bel podcast, interessante. C'è un po' di tutto dentro, si parla sia dei motori nel dettaglio tecnicamente, ma si parla anche di sociale, di storia. Non iscrivetevi, non seguite, non fate niente. Ma non ascoltate neanche. Bosch, Bosch.